Siamo alle... ci troviamo sempre al nuovo di Via Nazionale, fuori di poco il pallone, calcio di punizione battuto dal Pescara Calcio. Ci troviamo, come detto, al nuovo per la gara della categoria esordienti, gara amichevole. Il Pescara Calcio, a cui siamo affiliati, sono venuti qua a Castelfrentano per disputare due gare amichevole, la prima già svolta della categoria giovanissimi di mister Marco Piccirilli, e adesso stanno giocando gli esordienti di mister Giulio. Al di là del risultato, i ragazzi si stanno divertendo, socializzano, si divertono. A fine gara abbiamo organizzato il terzo tempo, dolci e pasticcini preparati dalle mamme giallorosse per tutti gli atleti e genitori che sono venuti ad assistere alla gara. Rete, un pallonetto alto ha sorpreso Diego. Ecco, siamo ai sgoccioli della gara, dove c'è il terzo tempo anche per gli esordienti. I giovanissimi già del Pescara sono rientrati, sono ripartiti poc'anzi dopo aver gustato i dolciumi preparati dalle mamme dei nostri ragazzi, dalle lady giallorosse. A quanto siamo? Non lo sai il risultato? 3-0 per loro? Ah, secco secco, sta a posto. Ecco, mi dice un nostro ragazzino, ma al di là del risultato, ma per il dovere di cronaca, conviene dirlo, il Pescara esordienti sta vincendo 3-0 qua al nuovo di Via Olimpia. È sempre un amichevole. Sempre un amichevole, però ci sta anche la vittoria, che è un ingrediente che soddisfa il ragazzo. Ecco, ancora azione del Pescara. Ecco, adesso giocano in sordina. Stanno 3-0 il risultato fino a questo momento. Manca una manciata di secondi. Sta facendo buio. Per notizia, questa sera una rappresentanza delle varie categorie, dei dirigenti e dei mister della Virtus Castelfrentano. Saremo ospiti alla trasmissione di Calabrese a Brusso Web. A Perano, presso il ristorante Il Castello. Quindi concludiamo questo bel pomeriggio di sport, una trasmissione televisiva. Signore e signori, alle prossime riprese. Qua dal nuovo di Via Olimpia chiudo questa ripresa con le fasi finali della gara della categoria esordienti Pescara Calcio Virtus Castelfrentano. Ovviamente la Pescara Calcio gioca con le magliette azzurre, pantaloncini neri. Ecco Diego, il nostro portiere Diego Pio Massimini che parla, mentre la Virtus Castelfrentano gioca con la classica divisa giallorossa. Un po' fuori
di fuori ordinanza della divisa, abbiamo solo i calzettoni che dovevano indossare il bicolore giallo-rosso, ma hanno indossato il blu. Ecco, azione, parata di Diego, gli sfugge il pallone, viene preso dai nostri difensori, sempre pallone, alle prossime riprese.